Quest'oggi ci troviamo a Fiume Freddo Bruzio, Fiume Freddo Bruzio, il tempio della cultura in Calabria, ma parliamo di una novità in questo territorio con Vanessa. Ciao, un saluto a tutti da Fiume Freddo. È vero, c'è una novità perché è stata da poco, come dire, è uscito da poco il libro Fiume Freddo Bruzio Sacra. Nel senso che il professore Franco Del Buono, che è appunto uno storico del posto che ha scritto tantissimi libri, dopo tanti e tanti anni di ricerca attenta e minuziosa, ha, come dire, ha presentato il suo libro Fiume Freddo Bruzio Sacra, che racconta, parla di tutte le chiese del borgo in una maniera molto minuziosa, e il libro è dedicato al padre Antonio Del Buono. Un libro che quindi racconta nei minimi particolari le bellezze della Calabria e chi le ha create. Esatto. Lui è proprio appassionato di questo perché ovviamente solamente una persona con una grande passione poteva fare un lavoro del genere. Sono una miriade di pagine e lui ci tiene a sottolineare che questo lavoro ovviamente non è nato dall'oggi al domani, ma è frutto di anni e anni e anni di ricerca. Quindi vi invitiamo ad acquistarlo e per gli appassionati ovviamente a leggerlo attentamente. E per il resto le bellezze si scoprono anche venendo di persona a Fiume Freddo Bruzio. Beh, naturalmente, il Fiume Freddo è la patria delle bellezze, ovviamente, dall'arte culinaria che non manca, ma anche all'arte in genere. Allora, Fiume Freddo, come un po' sappiamo, nasce con i Normanni che costruiscono qui una torre difensiva. Questa torre di avvistamento viene ampliata fino a diventare un vero e proprio castello. Il castello non a caso è poi, come dire, lo scrigno che custodisce l'arte per eccellenza, nel senso che all'interno della sua stanza dei desideri ritroviamo le opere di Salvatore Fiume. Non solo all'interno del castello, ma le bellezze di Salvatore Fiume possono essere anche ammirate nelle piazze più importanti. Esatto, infatti riagganciandoci a Franco Del Buono che ha appena pubblicato questo libro Fiume Freddo Sacra, egli ebbe un rapporto abbastanza intimo, abbastanza intenso con il maestro Fiume che ha lasciato insomma non solo all'interno del castello le opere di Salvatore Fiume ma anche nella chiesa di San Rocco, ad esempio, nelle due principali piazze che sono la Torretta e Piazza Rupe, ha lasciato due sculture in bronzo.